Allora, caro Luigi, che dopo 20 anni ho capito che ti chiamavi lui, mamma mia, che stato che sono io. Allora, dove sono le due facce, no, Cocò? Eccola qua. Subito, primo nome. Non dici mai vieni tu qua con me. Oh, ciao Poco. Eccoli qua! Guarda, guarda che faccia che c'è! Gigi, che è successo? Oh, ce l'ha Oh. fatta, dopo 2 anni che moglie, ce l'ha fatta, Allora? 60 Rebecca, anni. Sì. ma ho visto una foto oggi su tuo Instagram che baciava uno, può essere? Sì, è il mio fidanzato. Che c'è la Gigi, che stiamo a polizia? fare? Eh? Sono fidanzati da 8 anni, Ah, vabbè. non lo sapevo, Mi devi tenere informato. Com'è, tutto a posto? E dov'è Schizzo? Dov'è l'altro? Sta laggiù, sta, non lo so, ti saluta. Senti, ma Ventura, com'è messo? Sì, ma puoi sorridere, cioè, Bisogna, bisogna, oh, bisogna, bisogna siamo mica in recuperare. tribunale, Gigi, Biso siamo mica in bisogna, tribunale. bisogna recuperarlo, Ventura, che è successo qualcosa. Senti, ma Allora. Costanza, ma perché Costanza sta sempre là? Che è un carabiniere? Sta No, sempre là, fa i commenti. sta allattando. Ah, ho capito. Gigi, ti Eh. saluto, Gigi. Ciao. Allora, ieri Ventola mi manda un messaggio lungo 2 metri, 2 minuti. Perché era a pranzo, lui quando beve il primo bicchiere di vino rosso è tranquillo, il secondo bicchiere non capisce più niente. Mi manda un messaggio vocale. Ah, Bobo, ma io sei il mio amico Era vero. ubriaco, ieri sera era ubriaco Viola. Io non ti tradirò mai. Tu sei il mio fratello. Noi siamo insieme da 20 anni. Ma che sobrietto. No, mi sono emozionato. Mi sta piacendo. Era ubriaco, ieri sera l'ho sentito, era ubriaco, era. Tanto per cambiare. Com'è, G? Tutto a Tutto a posto? posto, dai, tutto bene, dai, un po' lunga, che dobbiamo fare? Te tutto a posto? Io bene, noi tutti Ma che stai bene. dentro l'armadio là? Dove stai? Sono qua in sala. No, Sembra invece cioè, sono se stai salito. dentro l'armadio stai. Dove stai? No, ci sono. Perché la Costanza c'ha il suo coso di moda, capito? Questa è la zona della Costanza. Quindi me l'ha dato in prestito per queste dirette. Dico un po', ma la spalla i giocatori come si stanno allenando? Sì, tutti a casa, no? Tapiro là, robe Boh, se così. stanno allenati, stanno a controllare, però non è facile, dai. Stiamo aspettando, dai. Adesso il 4 dovremmo riniziare, vediamo. Ma Peccato, peccato, perché hanno fatto la partita, hanno bloccato tutto. Vediamo qua. il Petagnone non è che è ingrassato in questo mese? Pedagnone mi sembra te, però fa gol. Non è che pesa 110 kg come Tocca stare attenti, tocca stare attenti. Deve lavorare, deve lavorare. Sta lavora bene però, eh. me. Sì, eh? Sta lavora bene, non è male, non è male. Per resto che dici? Guarda, c'è Ventola che ride. Non devi raccontare un Dopo cazzo. ciò, domani c'ho Hernan. Domani parlo con Hernan, poi dopo Almeida. Domani, dopodomani faccio con Almeida. E siamo due risate, dai, come No, sempre. ma è Rebecca mi sta di guarda, sta nacchiare e ti racconta qualche aneddoto. No, io vorrei sapere. No, c'è anche il capitano. Ce n'abbiamo un po', eh. Ha scritto Francesco a Gigi, non mollare. Allora, volevo dire a tutti quanti che io gioco da padel contro io e questo mio amico Tommy, contro te Amoruso. A padel sei il giocatore più noioso Ma che ho mai visto in vita mia. No, chi ha vinto? ha vinto te, cioè Ah, distrutto, ok. distru no, distrutto. No, Io non è, no. non è, aspetta, non è che ho vinto, ho stravinto. Se Ho un giocatore stravinto. se, ah, ok, basta, basta. Senza qualità, proprio È vero. Vabbè, pallacce sporche, come pallacce quando luride. giocavo, Bobo. Eh? Come quando giocavo, però non perdevo. Che dobbiamo fare? Però se ti devi incazzare, la prossima volta ti faccio Togli, vincere. ho scritto male, male. Pure a lui vince mai, eh. È Chi inutile che con faccia la cosa. te? Lui è 10 volte più forte di me, stiamo 3 a 2 per me. Che parla pure lui. E tu Ma che per caro che non può entrare.
3-2 per me a casa sua, al Totti Stadium. Lui dice il Totti Stadium, non vinco mai. Non vince e mai tu con chi giochi? Io con Vincent Candelà. Ma Candelà è forte, forte però. È forte, però lui, Francesco, è bravo. E con chi gioca Francesco? Francesco, una volta con Aguilani e ci ho perso. Aguilani Totti contro io e Vincent, ho perso. Poi si è portato ogni volta, si porta uno bravo perché pensa che vince e ha perso. Siamo 3-2 per me. Ha voglia che scrive. Però è forte, è molto più forte di me. Io sono brutto da vedere. Che te, pure te, Bobo. Pesi 140 kg, in te muovi. Panna da una parte all'altra, non ce la fai. Senti, Bobo, ma ti ricordi, visto che ci chiedono un aneddoto, in campo, sempre a litigare, e gli avversari e l'arbitro ci dicevano, ma scherzate? Ho detto la verità. Sul serio. Perché in pratica, dai, diciamolo, rompeva le palle a tutti. Bobo gli dice, guarda, parla con me. Perché poi qualcuno non gioca più, non c'ha paura. Si mettiamo a litigare e gli avversari facevano, ma scherzate o dite sul serio? Perché l'arbitro diceva, figa. Ma state facendo sul serio o mi state via per il culo? Ah, è vero. Come hai fatto ad andare via dal ritiro? Ti rendi conto o no? Sì, vabbè, proprio, l'ho fatto per quattro anni, tutti i sabati sera. Era che mi dicevi, andiamo via che fa caldo. O mai sbaglio? No, hai ragione. E io? No, stiamo qua. Stai buono. Dove non vai? Fa casino. Prenditi la camomilla dopo. Stai buono, rilassati. Te tenevo solo io, o no? Sì. Stai buono, rilassati. Quel sabato sera, avevo caldo io. Era l'unica sera, stavi tranquillo. Ti ho detto, Bobo, andiamo. Vabbè, andiamo. No, ma la cosa bella, Bobo, quando sono arrivato a casa, in pigiama, tutte e due in pigiama, il guardiano, il portiere, cioè, guarda, dice, questi sono scemi, in pigiama in giro. Ti ricordi o no la scena? Sì, mi ricordo, ti ho lasciato a casa io. E meno male. Poi come io spiegavo a mia moglie che ero venuto a dormire a casa tua. Poi era uscito tutto che ero andato in giro una volta in discoteche. Ma che cazzo? Che cazzata. Vabbè. Pensa se dormivi da me, ti toccava litigare per niente. Ti ricordi che torniamo a ritiro e Cooper fa, ragazzi, vi devo mandare a casa e gli diciamo che aveva la febbre, intanto ce la vede. E dimo, mister, guarda, dimmelo perché fra due minuti esce tutto. Lui, ma no, ci penso io, stai tranquillo. Dopo un minuto, RTG5, scappati da ritiro tutta la notte in giro. Meno male che stavo a casa. No, ero morto. In tribuna. E io dicevo, per favore, mister, fammi la multa. Ma io devo giocare, ma c'è Modena, faccio tutto il gol stasera. No, gli diciamo, ma mandaci in panchina, poi semmai entriamo il secondo tempo. Se no succede in casino, ti ricordi? Allucinante, quante ne abbiamo fatte. Ma senti, ma Valencia invece? Con Farinò sta in porta? Mamma mia. Abbiamo vinto quella partita, no? Abbiamo sempre vinto, non abbiamo mai presa, però abbiamo sempre vinto. Abbiamo vinto sia in Champions League che in Euroleague. Europa. Ma in Cottoldo, Emanuele del Tapiro? Cioè, abbiamo fatto botte in campo, non te lo ricordi? Sì, sì. Abbiamo il Tapiro, mi hanno dato qualche... A Valencia non abbiamo mai toccato la palla tutta la partita, vincevamo sempre, non si sa come. Mi sembrava Italia-Olanda del 2000, non abbiamo mai presa, abbiamo vinto noi. Ricordi? Senti, comunque tutto a posto, sì, ragazzine, tutto bene? Com'è, dormi? Sì, tutto bene. Sono bravi, devo dire che sono bravi. E con Ventola, che facciamo? Ventola era morto, l'hai ritirato fuori dalla tomba, porca miseria, che grande che sei. Oh, che risate, mi fa pisciare le risate. Oggi, Maudra, è tra i due giorni che cerchiamo Taribo, West, che ieri ho raccontato quando ha detto a Lippi, io devo giocare, sai? Ma ha detto Dio, sì. Sì, è due giorni che lo cerchiamo. Oh, non riusciamo a trovare Taribo West. Bobo, ma ti ricordi Taribo quel giorno che arriva col borsone che pesava 100 kg? Butta per terra 200 libri. No, Taribo, che ti fa? Stasera devo fare la messa. Come stasera di fame? Te lo ricordi o no? Qua? Sì. Quanti stranieri abbiamo visto? Mamma mia, strani. Non c'era posto nello spogliatoio. Si spogliavano col dottore. Taribo, questo. C'era tutti i piedi storti, tutti che venivano dalla foresta. Dov'è? Che risate, ragazzi. Che risate. E le bimbe? Sono grandi ora, eh? Bimbe, mi sta a piangere, le bimbe, porca miseria. Quanti anni ha Rebecca? 22, 21 Greta, 17 Beatrice, 13 Simone.
Mamma mia, Simone, 13. Vabbè, ha visto Simone a Sestale, no? Sì. Rebecca era... Quanti anni aveva Rebecca quando eravamo in... 4? Ma che 4? 2, 1. 2? Era il 99, eh? Lei è del 98. Non c'ho la mamma. Wow. E giochi il Mediterraneo, ti ricordi? Boh, mamma mia. No, era quando andare nelle risate. Botte cazzotte anche lì con la Francia. Lì. Ti pure, l'hanno perso, pure l'hanno perso con la Francia. Pensiamo sempre con la Francia. Cazzotti, botti, sputi, bravo! Ogni due minuti risaduto a terra. Questo è il 93, il 92? E là era il 93. Ma là già c'era Zidane, Giucarì, Turan, sa che c'erano loro. Loro. Sì, erano loro. Botte e cazzotti. Fatto. È vero, i giochi del Mediterraneo non hanno più fatti, eh? C'era Biagioni con noi, ti ricordi? Sì, Vermista, ti ricordi, Cesare? Biagioni! Mi chiamava Biagioni. Non c'era Biagioni, boh. C'ero io che mi chiamava Biagioni, Cesare. Gli dicevo, mister, io mi chiamo Di Biagio. E lui, vabbè, scusa. Non c'era Biagioni? No. Non c'era Biagioni, a me mi chiamava Biagioni. Chi è che c'è? No, no, eravamo, c'era Corini... C'era Del Vecchio, Toldo. Ah, no, è vero. Ti chiamava te Biagioni? Mi chiamava Biagioni. Io ho messo, io mi chiamo Di Biagio. Lui, vabbè, scusa, la prima palla al secondo tempo. Biagioni! Grande Cesarone, eh? Chi c'era il secondo di Cesarone? Tardelli c'era? Tardelli, sì, Tardelli. E poi ce l'abbiamo avuto all'Inter, no? Sì. Un anno, sì. Ogni tanto lo sento, Tardelli. Sta bene, eh? Sta bene. È figo lui, sta bene. Sì, sta bene. Bravo. Pure. Senti, niente, il broccolino, peccato che non può entrare, lo mettiamo in mezzo. Ti ricordi a Napoli? quanto gli rompevamo le scatole. Che grande. Ma avete buttato via la sciabatta, la scarpa. Sono arrivato giù con la scarpa. A merenda avevo una scarpa. Sei arrivato in ritardo alla merenda e Tardelli incazzato nero e... Scalzo eri, perché non c'avevi ciabatte, perché se eravamo dimenticati le dita che ti avevamo nascoste sul balcone. È vero. Ti ricordi? So. Per dire, non vedo, io non ce l'ho, io mi sono detto occhiali, boh. Io non vedo io. Ci sento occhiali e non vedo più. Gigi, qualche aneddoto su Zeman. Chi c'è, Rebecca lì? Sì, sto qua, lo aiuto. Me legge lei? Che cazzo legge? Non c'è. Quando ti sposi, Rebecca? No, un po' presto adesso. Ah, ok. Quindi, qualche aneddoto su Zeman? No, Zeman 10 volte in 1000. No. 10 volte in 1000, porca miseria. I gradoni, 10 volte in 1000. Oh, che bucci di culi, quei tempi. Tanto. Correvamo solo. La palla non abbiamo, poi dici, perché la domenica ampliava via la palla? Non ce la davano in una settimana. 10 volte 1000 per 7-8 giorni è dura, Montero. Lascia stare. Mo chi c'hai dopo? Ora c'ho Mariano Di Vaio. Che lui conosce mia figlia, io non ci capisco niente. Sì. È figo lui. Poi c'ho Sebe Verona a mezzanotte. Poi faccio Matri 10-15 minuti. Poi faccio ancora Ventola un quarto d'ora e poi a Dani verso mezzanotte e mezza. Lelli, comincia, con l'inno. Sì, ora stasera ci sono sorprese. Senti, invece il riso di Blanchita, tu ricordi o no il riso di Blanca? L'hai rivista, vero? Mi hai detto. No, sta in Perù Blanca, non c'è più. Però l'hai visto un po' di tempo fa. Sì, ogni tanto torna. Ma per, cioè, che fai? Fino a che ora stai in diretta, scusa? No, fino a l'una. Solo che a l'una... Oh, aspetta un attimo, ma oggi ha fatto un po' di allenamento, eh? Ma hanno fatto... Sì. Ripreso... Oh! Ma ha preso lei, ha fatto tutti i video di nascosto. No, poi eri bello da vedere. No, ha fatto bene perché eri bello e coordinato. Allora... Ti sei mosso come sembravi un elefante, porca miseria. Gigi, una non coordinazione guardabile. Poi ho fatto... Sembravi quando giocavi a Ravenna, che non riuscivi a stoppare la palla. Ti ricordi a Ravenna a Venezia, uno ti lavava la palla e non la stoppava. Poi dopo quello sono andato giù, ho fatto le scale. Allora,
stamattina quando ci siamo sentiti, che ti ho detto? Ti hanno detto tutti quanti stamattina, ti ho detto, oh, e te li muove. Sono andato. Mi hai ascoltato, bravo. E poi dopo ho fatto le scale. Le scale mi ha spaccato in due. Quante ne ha fatte? No, sono andato giù, su, giù, su, giù. E poi dopo, manca poco, dico, chiamo l'ambulanza che mi deve portare via. Domani faccio riscaldamento, ancora quello di oggi, che è tutta roba di movimento. E poi fa un domani po' di funzionale, ancora. No? Fa un po' addominale, sì? Funzionale, no? E poi faccio anche le scale, anche domani. Bravo. E basta. Ma infatti Mario, stasera distrutto. Mario, oggi è brutto da vedere oggi. Inguardabile, Gigi. Sono d'accordo, è purtroppo così. Come, veramente, sembra nei primi due anni che non stoppavi la palla. Però, alla fine, qualche palla la davo, eh? No, tu sempre. Oh, ti ricordi quando ho sbagliato il gol con la Juve a San Siro, che ero sulla linea, e tu mi dici, io lo sbaglio, mi giro e ti vedo e tu mi dici, ah boh, ma che cazzo stai a fare? No, era molto simile a quello della Corea. Tu ricordi o no? Molto simile. Quello ancora più facile. Mannaggia la Madonna. Senti, però la cosa allucinante con voi, qual era lì all'Inter? Con voi, con noi. Te, Ronny, Sergio, Recoba, davi la palla a uno, dovevi litigare con l'altri tre. Ogni volta che dava la palla a te, Ronny rompeva i coglioni. Ogni volta che dava Ronny, devo dammi la palla, però non ti faccio più giocare, cominciavi. E l'arbitro, io dicevo, pensa a stoppare bene la palla, che sei scherzo. L'arbitro ci diceva, ma scherzare o dire sul serio? Mannaggia, È vero, mamma mia. Una volta Rosetti, io, chi era Rosetti che mi fa, ma quando parlate, ma veramente vi dite queste cose? Mamma mia, che se diciamo, non eravamo normali, guarda. È vero, Vabbè, devi, perché devi pressarlo io, ma ti ammazzo, ti spacco la faccia. No, ma perché poi c'erano due o tre che se gli dici qualcosa non giocavano più, ti ricordi o no? Quindi dicevo, rompi i coglioni a me, non li di a loro, certo. Perché sennò... Chi è? Non si vede? È perché non prende bene. Chi non si vede? No, Greta dice sotto non si vede, non si sentiva, stava a vedere. Ah. Vabbè, corazon, anche le cereco, corazon. 23:20. Altri 10 minuti. Quindi la Bobo San Mercato, per niente, tutta saltata. Saltato tutto, qualcosa. Si può fare niente. Ti ho detto, fai a dicembre il torneo di paddle, da qualche parte, inventare qualcosa. Mangia scritto, vediamo, dai. Ma il padre non è bello da vedere per la gente, sei, è noioso. Oppure fai in un palazzetto chiuso, fai con un assago, no? Sì, vediamo, dai, da qualche parte una roba, una Winter Summer Cup, c'è un po' di beneficenza, da ora vediamo, dai. Se non lo facciamo questo inverno, lo facciamo quest'estate, dai. Vediamo, dobbiamo organizzarlo bene, lo sai. Oh, Nicola mi ha scritto belli gli occhiali, no? Sai che fra 6 mesi pure lui si mette. I miei o i tuoi? No, Nicola dice a me, belli gli occhiali. Non lo sa che fra 6 mesi si deve mettere. Che poi noi siamo brutti e rimaniamo così. Lui è bello, diventa brutto. Diventa un problema. Non lo sa. Che fa il fenomeno, eh? Che simpatico. Oh, mai visto, non si è mai conosciuto. Ho capito, se no ammazziamo. Se è antipatico, ammazziamo, Bobo. Che famo? Una roba della simpatia. Zio cane. Bravo, dai. Sta diventando lunga però, mamma mia. Due risate ce le facciamo, dai. Vabbè, vai, ti saluto, va, divertiti. Ti chiamo nei prossimi giorni, dai, tra 2 o 3 giorni no. Facciamo... No, Ciccio, ma fallo con i tuoi amici, quelli veri, io non sono amico vero. Quelli che contano. Tra 2 o 3 giorni chiamo Rebecca, ok? Vai, ciao, un abbraccio, ciao Gigi. Ciao Rebecca, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.